Sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti a quest'aula così, in questa ressa. I giochi sono finiti, il mercato è chiuso e ovviamente quando i mercati sono chiusi si levano i banchetti e la gente torna a casa sua. Quello che c'era da fare è stato fatto. Ringraziamenti prima di tutto ai due relatori, al relatore e al senatore Stefano per la sua delicatezza e la sua grazia, e alla collega rivolta straordinaria che ci ha accompagnato e mi ha accompagnato in questa nuova esperienza. Io arrivo dall'ottava e quando siamo passati in minoranza ho deciso di lasciarla perché la mia intenzione era quella di mettere mano al codice degli appalti, e dato che mettere mano al codice degli appalti significava metterci mano in maniera abbastanza consistente, avendo visto che sarebbe stato inutile e improduttivo, ho chiesto di fare, lasciando a malincuore per i colleghi che erano con me e che comunque continuiamo a vederci, ho deciso di fare questa esperienza che è stata molto interessante. Interessante perché io non arrivo da una esperienza, cioè la mia prima legislatura, ma non arrivo da un'esperienza, diciamo, politica proprio di primo pelo. Sono anagraficamente avanti con l'età, però questo mi ha permesso di fare anche delle belle esperienze con bilanci abbastanza complessi. Ovviamente mi aspettavo un bilancio e soprattutto una programmazione, una serie di riunioni di altissimo livello, non perché le persone che appartengono non lo sono, tengo a chiarire, tutte persone molto più preparate di me, tutto, però devo dire che come si è consumate queste 4 settimane in cui io sono andata a casa una volta sola, mi hanno lasciato decisamente perplessa. Perché? Non entrerò innanzitutto nel merito di tutto quello che è stato detto, che è stato spiegato già bene prima da chi mi ha preceduto, del perché, chi ha parlato di strade, chi ha parlato di un emendamento, chi dell'altro, chi della tassa, della sovrattassa, la plax, la tax, tutte queste cose qui, lascio perdere. Entro nel merito delle modalità. Mi sarei aspettata una serie di riunioni, maggioranza e minoranza, fatte per costruire quello che è uno strumento che poi si cala sulla vita dei cittadini. E questo non è avvenuto, perché 3 settimane le ho passate a sconvoca, convoca, convoca, sconvoca, siediti, alzati, alzati e siediti. E soprattutto il fatto di questa incertezza dei 10 minuti. Ho imparato che cos'è il tempo. 10 minuti per me sono 10 minuti, forse perché a una certa età 10 minuti sono importanti, dopo 10 minuti sei già invecchiato, per cui 10 minuti non sono 10, sono 20, un momentino. Anche la parola un momentino detta dal simpaticissimo presidente Pesco ha adesso un significato. Un momentino può essere un'ora come una giornata, e di questi momentini ne ho passati 3 settimane, passeggiando e facendo delle cose che non avevo mai fatto. E che mi hanno anche rallegrato, perché ho potuto vedere anche un po' Roma. Ho potuto vedere Roma, ho fatto la tinta, ho fatto i capelli, ho fatto tutte queste cose, e mi chiedevano che cosa fai, faccio il bilancio. E mi sono resa conto che questo bilancio era in realtà una specie di momentini. E questi momentini si sono poi tutti convogliati in un grande momento che è stato mercoledì notte. Mercoledì notte è stata la notte dei lunghi coltelli, quello dove si è arrivato proprio alla fine e questi sparpagliamento di soldi hanno trovato le loro caselle. Allora c'era il terzo, il secondo piano, l'ammezzato, dove c'era la quinta che non si poteva passare perché c'erano circa 30 giornalisti, e questa piccola auletta che è l'aula dove si crea il bilancio. E dentro quest'aula eravamo circa 50, mancava l'aria, però non importa perché manca l'aria
capisci che improvvisamente il cervello non funziona più, ma devi resistere. Allora apri la finestra, non si può perché metà sono ammalati e devi resistere. L'importante è non mollare il posto, perché se molli il posto ti parte l'emendamento. E se ti parte l'emendamento sei fregato, perché se ti parte l'emendamento sul territorio hai finito. In mezzo a tutto questo fuori c'è una porta. La porta, mi permetta Ministro, la porta dei potenti. Lì davanti a quella porta lì c'è una serie di persone che non ti fanno entrare perché c'è il ministro dentro. Avrei bisogno di parlare col ministro Misiani. Non si può. Allora cominci a passare con i sottosegretari, con tutti, a destra, a sinistra, ma io ho bisogno di parlare un attimo. Non si può. In questo ruolo ha avuto grande presenza il sottosegretario Malpezzi, che non c'è, che lo scorso anno ha tirato un tomo, ma Garavaglia è agile, l'ha schivato, e giustamente nel suo ruolo di professoressa, ex professoressa, con le mani conserte, passava e diceva: ma dovete essere contenti voi della minoranza, perché vi abbiamo approvato 1 miliardo per la Lecco Cortina, per la statale 36, su 2 regioni, Veneto e Lombardia, che non governiamo noi. No, ma veramente il bilancio, quello che serve per l'Italia, non è fatto tra virgolette di marchette. È fatto di emendamenti, è fatto di posizioni che devono servire all'Italia intera. È fatto di cose che devono servire non per stare solo su un giornale. Nei grandi temi politici ci stiamo su un giornale. Mi ci sono volute, dopo 3 settimane di gigionamenti, 2 ore per dire: il milione che mi serve per far cadere, l'ho fatta anch'io la mia marchetta, la roccia mi serve perché non voglio che ci siano altri avvisi di garanzia. Vedremo quello che si può fare. Ho talmente stancato il senatore Stefani che mi ha detto: non te preoccupare, guarda, passa, perché mi hai proprio rotto, è andata bene così. Ma il bilancio è un'altra cosa. Il bilancio è questi banchi vuoti pieni. Il bilancio non è prendere un pezzo di carta e dire quello che avete fatto voi, perché Salvini ha fatto, perché voi della Lega, perché il 2011, il 2010, il 2013. Il bilancio è lo strumento. Così lo fai a tua sorella mentre sto parlando. Così lo fai a tua sorella. Se no, se vuoi fare così, ti giri da un'altra parte o dal tuo collega. Così a me non lo fai mentre parli. Comunque, tornando a noi, il bilancio, secondo me, non è il contenuto del bilancio, quello che stiamo portando avanti, che non va più bene. È la sua modalità che deve essere cambiata. È il suo approccio che deve essere cambiato. Poi può esserci un governo di destra, un governo di sinistra, grandi temi politici che investono. Poi di corollario devono esserci tutte delle situazioni. Il bilancio deve essere fatto di riunioni rispettate, deve essere fatto di aule dove si respira, deve essere fatto di documenti che possono essere leggibili. Abbiamo deforestato 4.000 metri quadrati perché avremo avuto solo carta, uno dopo l'altro, che ogni 10 minuti, i famosi 10 minutini, non aveva più valore. Vogliamo diventare moderni, vogliamo far diventare tutto digitale, avremo anche la cambiale digitale. Tu oggi ti puoi indebitare su un computer, puoi fare quello che vuoi, va benissimo, ma perché non mettere dei computer in un'aula e riaggiornare anziché avere la carta che vola? Questa è un'altra cosa che si potrebbe fare. Vanno rispettati i tempi, le minoranze sono minoranze, minoranze di gruppo, minoranze politicamente, ma devono avere un rispetto che non deve essere il rispetto a voi tocca questo pochino e su questo pochino dovete farci stare dentro, adesso va, non va. Se un emendamento è inammissibile oggi, non lo diventa 2 ore dopo. O lo è o non lo è. Se ci sono i soldi adesso, ci sono. Se una cosa non va bene, non va bene. Allora io dico, tutto bene, non entro nel merito. Oggi, l'anno scorso a voi, quest'anno a noi. Una seria riflessione su una legge
che ci permetta di affrontare uno degli strumenti più importanti del Paese, che poi si cala su quello che è fuori, perché poi ci saranno tutte le procedure, ci saranno tutti i decreti che dovranno essere fatti, ci saranno ancora tante cose prima che quello che abbiamo stabilito oggi si concretizzi. Un decreto, una legge che ci metta nelle condizioni di affrontare questo strumento fondamentale e importante nel vero senso della parola. Provate in una società privata ad affrontare il bilancio come l'abbiamo affrontato noi. Abbiamo delle norme che ti mettono dentro. Provate ad affrontare un bilancio di un condominio come l'abbiamo affrontato noi. Grazie. Faccia finire. Prendono l'amministratore e lo cambiano subito, istantaneamente. E allora il mio auspicio, al di là di tutto, che il bilancio diventi veramente strumento per gli italiani e non si risolva semplicemente in una spartizione più o meno equa, più o meno ammissibile, più o meno concreta. Grazie. Bravo.